L'incidente che lunedì sera all'incrocio fra via Conti e viale D'Annunzio ha visto avere la peggio un giovane rider finito all'ospedale in serie condizioni ha riacceso i riflettori sulla pericolosità di quel tratto di strada dove fra l'altro confluisce anche il traffico proveniente da via della Tesa e largo Mioni. Una pericolosità che gli abitanti della zona e i triestini in generale testimoniano pur con qualche distinguo. È pericoloso, scusi, vado di fretta. Okay. È vero, però tutto sommato se uno aspetta il semaforo verde non succede niente. E comunque l'incrocio è pericoloso, ci sono alcuni incroci pericolosi in questa città. È verde per i pedoni, verde da largo Mioni, verde da via Conti. E tutti partono insieme e non rispettano i pedoni che passano col verde e succede il patatrac. Effettivamente è vero, sono in ansia anch'io ogni volta che attraverso, devo dire la verità. Nonostante il semaforo? Sì, fa paura perché corrono come matti. Se uno rispetta i segnali stradali, problemi non ce ne sono da nessuna parte. Insomma, bisogna stare attenti però, perché io vedo tante persone col cellulare che si distraggono, bisogna stare attenti. Poi se c'è qualche vigile in più, magari nelle ore di punta, non guasterebbe. Sì, pericoloso, è qua già stato tanti anni fa un morto, uno o due morti, e qua poca luminosità e la gente corre. Decisamente pericoloso, ma più che come è fatto proprio anche la gente per come ci corre. Cioè proprio nessuno guarda qua. Chi passa con le automobili e tutto quanto, ma neanche la gente che ci cammina a piedi, secondo me. Di notte i semafori sono sempre lampeggianti, perciò è arancione per tutti e passa chi passa per primo. Perché la gente guida male, andando sempre in bicicletta vedo che la gente guida sempre peggio, macchina e motorini.